Le arie del sud Italia, che nascevano da gente povera, umile, dalla fatica nei campi, dalle celebrazioni e dal dolore, evocano oggi i canti e i ritmi dell'Africa del Nord, del Maghreb, della Turchia e della Grecia, ricalcando anche le stesse matrici dei blues, degli spirituals e riproducendo una trance continuata e ripetitiva che, se danzata, conduce a una catarsi dell'anima. Questo perché l'Italia è sempre stata un luogo di approdi e di partenze, ha accolto culture e da qui si è così arricchita e costruita. Dopo un repertorio dedicato alla musica soul jazz, riscoprire i canti della Puglia o della Campania, della Sicilia o della Toscana è stato per Gianni Bruschi e l'ensemble Teriaca inevitabilmente entrare a conoscere i culti sacri e pagani praticati nell'antichità. Da qui un'esperienza artistica e formativa che è andata a ricercare il cuore della cultura italiana che dopo l'impero romano ha avuto così pressante la figura della Chiesa, con il suo insegnamento simbolico e sacro, ma anche il forte senso di colpa e di peccato. È nata così l'idea di riproporre la tarantella italiana non tanto a livello folcloristico, ma piuttosto rituale, fino a riscoprirne una ricchezza coreutica, musicale e ritmica simile alle altre culture arcaiche limitrofe. Alcuni degli elementi fondamentali si sono ancora oggi mantenuti, come il tamburello e i tamburi a cornice,
ritenuti strumenti sacri e religiosi praticamente in tutte le culture del Mediterraneo, dalla musica gnawa a quella sufi. L'ensemble etno-jazz formatosi, spesso accompagnato da danzatori e attori, è diventato un contenitore ottimale al fine di raccogliere e restituire la narrazione di un materiale musicale teatrale in continuo aggiornamento. Il progetto Teriaca si è sviluppato attraverso esperienze in Italia, Francia, Marocco, Tunisia, Egitto. Grazie a una cooperazione internazionale tra quattro associazioni delle due sponde, nord e sud, del Mediterraneo. L'obiettivo principale è stato quello, attraverso i ritmi, le musiche e la pratica della tarantella, di rintracciare i codici comuni con le culture a noi più prossime.